Mentre proseguono i lavori a Collegno in vista dell'estensione della linea 1 della metropolitana fino a Cascinevica, un ritrovamento archeologico ha destato l'interesse e l'attenzione degli archeologi della sovrintendenza. Alcuni frammenti di ceramica di epoca presumibilmente medievale ed un tratto di strada lastricata sono emersi dagli scavi, come ha spiegato ai vertici di Infratò l'archeologa Eleonora Mina. Parliamo di medievale e romano. Considerato che esiste una fascia di tolleranza tra l'area del canale più a sud e questi tagli, nel caso in cui effettivamente fossero considerati come delle sepolture svuotate, può essere coerente perché la fascia di tolleranza non è grandissima, il rischio di esondazione del canale ovviamente, però ripeto, tutto da prendere con beneficio di inventario, perché l'archeologia, basandosi sui fatti ovviamente, deve basarsi sullo studio dei materiali e la stratigrafia, e quindi dobbiamo prima valutare tutti i dati. Noi aspettiamo il sopralluogo della soprintendenza, poi potremo dire di più. Nessuna preoccupazione però per quanto riguarda le tempistiche dei lavori. Il ritrovamento di queste parti ancora da studiare sta veramente facendo emergere la storia in questa zona ovest di Torino. Sì, sta facendo ritrovare tutto il lato storico di quello che è la zona del Piemonte, dove tra l'altro qui c'era il passaggio che si portava poi dalla parte di quello che una volta sono state le Gallie e poi è diventata la Francia. E diciamo che francamente non dico che non ci aspettavamo, ma non ci sorprende il fatto di doverle trovare. Abbiamo chiesto al direttore lavori e all'ingegner Bizzi le tempistiche. Ci hanno detto che nel 2024 lasceremo l'auto all'uscita dalla tangenziale e in pochi minuti saremo in centro. Sì, io confermo. Nel 2024 adesso vediamo quanto sarà l'impatto di questo ritrovamento, però al di là di tutto non mi sembra che le prospettive siano di andare oltre il 2024. Per cui sì, la conferma è che per il 2024, mese più mese meno, per la fine della tarda primavera o l'inizio dell'estate, dovremmo consegnare i lavori, questo sì. Gli scavi che hanno riportato alla luce alcuni resti pare medievali stanno rallentando i lavori per la metropolitana? Rallentamento delle attività che è stimabile in circa 2 mesi, dal momento in cui abbiamo avuto i primi rinvenimenti a tutte le attività che poi sono venute dopo, attraverso anche i sopralluoghi con la soprintendenza e la definizione degli scavi indagine che abbiamo concordato. Qui siamo in quello che sarà il futuro capolinea. Sì, questo sarà il futuro capolinea della linea 1. Attualmente la linea, come sapete, si ferma alla stazione Fermi nel comune di Collegno. Al termine di questi lavori verrà portato con ulteriori 3,5 km circa di linea qui in Cascinevica. Ingegnere, questi scavi e questi lavori stanno portando veramente una nuova mobilità nella zona ovest. Siete orgogliosi di quanto state facendo? Beh sì, certo che lo siamo, a dare questo contributo per la costruzione della metropolitana, soprattutto in questa zona metropolitana di Torino, appunto il comune di Collegno e Rivoli. Qui siamo in quello che sarà il futuro capolinea, Cascinevica. Arrivare tra... ci dica lei tra quanto? Con l'auto, parcheggiare, prendere la metro ed essere in centro a Torino? Quanto dobbiamo aspettare? Il tutto è previsto per primavera 2024 con l'operatività della metropolitana.